Ciao a tutti da Mirko, state cercando dei motori di qualità ma ad un costo contenuto? Seguite il video di oggi perché questi IMAX fanno proprio al caso vostro. Intanto se volete acquistarli vi lascio il link in descrizione. IMAX infatti aggiorna la sua linea di motori economici con questi ICO 2, proponendo una buona scelta tra misure e KV. Abbiamo i 2306 e 2207 per droni da 5 pollici e i 2807 per droni da 6 o 7 pollici. Per i 2306 e 2207 abbiamo 2400, 1900 e 1700 KV, da usare rispettivamente con batterie da 4, 5 e 6S. Per i 2807 abbiamo 1700, 1500 e 1300 KV, da usare rispettivamente con LiPo da 4, 5 e 6 celle. Per questa recensione ho scelto i 2306 da 1700 KV, quindi li testerò con LiPo da 6 celle ed eliche da 5 pollici. Vediamo subito il contenuto della confezione. Abbiamo un set di viti per bracci da 3 mm, uno da 4 mm e uno da 5 mm. Ogni set contiene 5 viti, quindi ne abbiamo una di scorta. I droni con bracci da 3 mm ormai sono difficili da trovare, in compenso si fanno sempre più frequenti i telai con bracci da 5 mm ed avere anche le viti per questi frame fa molto comodo. Andando avanti abbiamo un dado autobloccante ed una vite con rondella di scorta per la campana. Purtroppo la vite è sempre da 1.5 e questa cosa onestamente non mi piace molto. Questo perché la vite tende a spanarsi piuttosto velocemente, rendendo molto difficile smontare la campana per un'eventuale pulizia o sostituzione cuscinetti. Per finire abbiamo il motore con gli immancabili adesivi IMAX. Il motore è di tipo open bottom, con i magneti molto vicini allo statore. Possiamo notare che su alcuni di essi è applicata questa colla grigia. È importantissimo non rimuoverla perché viene messa dal costruttore e serve per bilanciare il motore. Abbiamo già visto che la campana è fissata al motore tramite vite, soluzione decisamente migliore della clip, che ormai comunque sta venendo abbandonata da tutte le marche. Il design è stato rivisto proponendo delle forme più arrotondate. Abbiamo la campana a forma di stella, con spazi molto aperti che ci garantiscono un buon raffreddamento del motore. L'albero è in acciaio cavo ed è alto 13 mm. Sulla base della campana abbiamo queste scanalature che aiutano a non far slittare l'elica. Il dado è un autobloccante da 5 mm. I cavi sono in silicone da 20 AVG e sono lunghi 12 cm. Il peso del motore è di 33,6 grammi. Ora è venuto il momento di testare il motore con l'RC Benchmark 1520. Userò una LiPo CNHL Black da 6S a 100C. Come sempre uso queste tre eliche con pitch diversi tra loro, le GPRC 5040 per un volo mid-range, le V1S per un volo freestyle e le Genfan 5149 per racing. Il risultato dei test mi lascia piacevolmente sorpreso. In linea di massima posso notare un incremento delle prestazioni a discapito di un leggero calo di efficienza. Questo farà sicuramente piacere chi vorrà usare questi motori per freestyle, in quanto le prestazioni sono di tutto rispetto. Ovviamente però non sono da racing, dove di solito comunque si usano motori più spinti. Per quanto riguarda l'efficienza, la precedente versione aveva dei valori molto buoni, cosa che si è andata un po' a perdere con questi V2. A tal proposito però IMAX introduce la nuova misura di 2807, che vengono incontro a chi cerca dei motori per mid o long range. In questo caso potete abbinare le eliche più grandi come 6 o 7 pollici per distanze e tempi di volo maggiori. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione degli IMAX ICO 2. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.